Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric e ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati in un nuovo episodio di City Skyline. Era da un bel po' che in realtà non portavamo sul canale questo episodio, ma ragazzi, tanta troppa roba da fare. E però ecco, ci siamo, abbiamo sempre questo problemino qua con i rifiuti, che però adesso dovremmo risolvere pian pianino, perché ormai sono due le discariche. E a breve raggiungeremo i 7500 di popolazione, di modo tale da poter mettere l'inceneritore. Io intanto già disporrei tutto quello che serve per mettere l'inceneritore. Io pensavo di metterlo accanto a questa discarica e vicino, abbastanza vicino all'autostrada, di modo tale che così lo teniamo un po' fuori dai Cabasisi, un po' fuori dai Marrons, ok. E altra cosa che io poi volevo fare, ma la farò solo dopo aver fatto l'inceneritore comunque, è quello di allargare alcune di queste strade. Io qua vedo per esempio che ci sono dei mezzi pesanti che stanno attraversando in ogni caso le nostre strade, e io vorrei evitarlo quantomeno da questo lato. Vediamo se ci è possibile. Allora, facciamo così. Dov'è? Eccolo qua, il nostro modificatore frecce direzionale, restrizione veicoli, su... non posso neanche farlo, tra l'altro, perché rischio di non far arrivare qua... lo so che i rifiuti si stanno accumulando, ma dobbiamo aspettare un attimino. Rischio di non far arrivare ad alcune di queste industrie i mezzi pesanti. Cosa sta succedendo? Mamma mia, ok, va bene, comunicazioni del modem. Allora, io per esempio vorrei lavorare qua facendo una restrizione riguardo ai mezzi pesanti. Adesso avremo dei grossi problemi probabilmente soprattutto su queste industrie, che eventualmente elimineremo, mal che vada. Adesso vabbè, lo valutiamo una volta che sarà fatto il discorso. Sì, volevo ingrandire appena avrò... Intanto quant'è che costa l'inceneritore? Scusatemi, costa 30.000. Vabbè, ce la facciamo abbastanza tranquillamente. Una cosa che voglio fare, mettendo un secondo però in pausa, è questa. Dunque, l'elettricità... decisamente vorrei eliminare questo pezzo di, diciamo, di tra questi tralicci, per arrivare magari un po' più tranquillamente fino a qua, così, di modo tale da... Oh, che bello, un bel incendio, proprio quello che ci voleva. D'altronde è un fottuto casino, visto che qua abbiamo a che fare con gli alberi, e soprattutto non c'è possibilità di sorpassare. No, niente, dobbiamo allargarle queste strade, dobbiamo decisamente allargarle. C'è un traffico della Madonna, e c'è un parecchio traffico anche qua. Ma io mi domando e dico, ma scusatemi, ma siete dei barbagianni? Perché potreste venire da questa parte. No, non gliene frega un cazzo a nessuno di venire di qua. Ma sta cosa fa veramente incazzare da morire. Vabbè. Sì, sì, lo so che ci sono dei nuovi edifici, anche per quanto riguarda i pompieri, la polizia, so tutto ciò. Ma smettiamola di infastidirmi, per cortesia. Eh sì, qua c'è parecchio traffico. Dobbiamo risolvere anche questa questione qua. Non so neanche quanto potremmo allargarla questa strada, anche perché c'è una discarica da queste parti, e a meno che non spendiamo dei soldi per spostarla, la vedo comunque dura. Basta, l'ho capito, abbiamo bisogno però di potenziare un po' la velocità. Devo avere questi 7500 di popolazione, e ormai manca poco niente. Evviva, ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo acquistare una nuova area.
Abbiamo la metropolitana, che ficata, ragazzi! Abbiamo la metropolitana da poter fare. Incremento dell'istruzione come nuove politiche nelle zone, l'aumento delle tasse per le zone uffici o la riduzione, allo stesso vale per le zone residenziali a bassa densità o ad alta densità. Ok, adesso abbiamo le zone ad alta densità e la zona uffici. Università, fermata della metro, inceneritore. Benissimo, anche l'università sarà estremamente utile. Allora, come prima cosa abbiamo detto dobbiamo fare l'inceneritore, che io intendo fare qua. Adesso sappiamo che abbiamo parecchia monnezza da dover gestire, ok? Ora che abbiamo anche questo inceneritore, io sposterei svuoterei un pochino questa discarica e la porterei qua. Vediamo se adesso con l'incendio. Giustamente l'acqua. A proposito di acqua, mi sono dimenticato una cosa essenziale. Che è questa? Qua non ho portato l'elettricità. Non ho portato l'elettricità. E allora la portiamo subito. E io pensavo di fare un lavoro di questo tipo. Allora, da qua andiamo. Dopo ovviamente sposteremo tutto ciò, ok? Io speravo di arrivare fino a qua e di non dover arrivare fino là in fondo. Nella speranza che venga costruito qualcosa anche da questa parte, perché così riesco a... Adesso c'è questa richiesta, vabbè, strana. Allora, mettiamo un secondo in pausa, aspettiamo che magari lì la struttura si faccia e io vorrei fare delle zone ad alta densità. No, prima di fare queste zone ad alta densità, scusatemi, volevo fare questo. Allora, una strada a più corsie. Beh, a parte che qua abbiamo il senso unico. A parte che qua abbiamo il senso unico. E quindi stiamo costringendo effettivamente tutti i mezzi a uscire di qua. Allora, togliamo questo senso unico. Proviamo, ecco, intanto proviamo a togliere il senso unico, scusatemi, eh. Se io qua togliessi il senso unico, potremmo sfruttare anche questa d'uscita, anzi, soprattutto quella come uscita. Ok. Proviamo a vedere come vanno le cose. No, sembra che non gliene fotta un cazzo a nessuno. Anzi, veramente a nessuno. E io qua non è che posso allargare più di tanto, comunque. Se no, devo creare la possibilità, di uscire direttamente fino all'autostrada, bypassando questa rotatoria. Però intanto vediamo come va un attimo questo discorso. Vediamo un attimino, perché adesso il traffico non è neanche così eccessivo. Semplicemente qua c'è tipo un fottuto incendio a cui nessuno sta prestando attenzione. Ma veramente, dove cazzo è che ho? Ah, io proprio ho... No, no, ma io non avevo una... No, questa è la polizia, scusatemi. Io avevo dei pompieri... Ah, ecco, sono lì i pompieri. Il problema è che devono fare un giro della Madonna. Se, cioè, siete... Praticamente potreste arrivare con le manichette a piedi fino a qua e non potete farlo. Che tristezza. Che brutto. Cioè, guarda, è anche ben coperto, gli dice. Mamma mia, che brutto. Vabbè, niente, abbiamo perso una foresta praticamente. Va bene, non importa. Io comunque, visto che ho una richiesta, attualmente una richiesta elevatissima, volevo fare questo lavoro. Allora, togliamo tutta questa zona e tutta questa zona e mettiamo zona abitativa ad alta densità. Facciamo
Farei la stessa cosa anche qua, mettendo sempre ad alta densità tutto. Sì, è stato fatto, ok. E farei questa cosa praticamente un po' dappertutto. Non si capisce se arriva. Sì, ok. Molto bene, io voglio tutta questa zona qua. Ad alta densità. La zona commerciale ad alta densità io comincerei a farla tipo qua. Non ce ne sarà bisogno di tanta, temo. Però vediamo un attimo come va. Ok, spostiamo, togliamo la cosa. Adesso vedrete, se ne andranno in molti. Perderò un sacco di popolazione in questo momento. Ma dovremmo guadagnarne fra poco. Vediamo un pochino, eh. Orco quanto ne ho perso. Ho fatto veramente il passo più lungo della gamba. Sì, cos'è? Sta arrivando adesso i pompieri? Stanno arrivando? No, neanche. Niente, qua abbiamo perso questo edificio, non importa. Cioè, abbiamo la caserma dei pompieri accanto, io voglio fare. Però siccome non c'è la strada che dà la possibilità di passare da questa parte, niente, basta. Abbiamo perso un'intera foresta perché da qua non abbiamo una cazzo di manichetta che arriva fino a lì. Bastardi. Porca miseria, veramente. Che incompetenza. Comunque sia, guardiamo le nostre zone ad alta densità che stanno crescendo. Sono degli enormi condomini, ma molto bello. Questo mi dà molto l'idea di grande città. E nonostante adesso stiamo perdendo veramente tanta popolazione, non abbiate timore. A breve aumenterà. Intanto vediamo com'è questa parte. Ecco, l'unica con l'elettricità è sta cosa sfigata. Vabbè, d'accordo. Allora, proviamo un cazzo, non arriva niente fino a lì. Allora, fermi. Intanto una cosa che voglio fare è questa. E acquistiamo qua. Adesso, in questo parco spruzzoso, come minchia ci arriviamo? Non ci arriviamo. Ah, che due coglioni. Allora, vediamo di rifare sta parte a sto punto. Perché sennò qua mi chiude tutto quanto. E l'unica sarebbe andare da questo lato della strada. Beh, in realtà posso fare così. Posso fare così, per esempio, da qua. Ok, andiamo fino a qua. E tiriamo fino a qua. Per il momento, ragazzi, per il momento, perché sennò questa è una merda. E lo è, in effetti, eh. Ok, l'elettricità adesso la stiamo risolvendo. Poi la potremmo togliere, sta cosa, tra l'altro mancano ovviamente lavoratori, però adesso stiamo piano piano riaumentando come popolazione. Ho fatto sicuramente il passo più lungo della gamba con questo discorso qua, ma adesso stiamo piano piano riaumentando, dai, è solo questione di tempo. Aumentiamo un pochino la velocità, non abbiamo, eccola che comincia, vedete che comincia ad aumentare la nostra popolazione. La richiesta commerciale ovviamente non è per niente alta, neanche quella industriale, però ce la stiamo facendo. Questo sta svuotando, perfetto. Vediamo il traffico. Il traffico. Puttanaccia la vacca. Il traffico è fin troppo importante. Sì, lo so che c'è la zona uffici, perché mi state rompendo l'anima con la zona uffici? Allora, dobbiamo risolvere questa questione. Dobbiamo risolvere questa questione. Allora,
Potremmo fare una cosa di questo tipo. Allora, qui abbiamo incenerito questi edifici. Ok, potremmo demolire questa parte, anzi togliere questa parte, ok. E potremmo fare qua un'entrata, un ingresso, sì, praticamente autostradale, però a modo mio, perché la vorrei fare proprio con ingresso di questo tipo. No, non è che voglio fare una miglioria, però vediamo se riusciamo ad arrivarci. Allora, la facciamo passare. La facciamo passare di qua con una curvetta. Ok, e dopodiché giriamo così. Ok, poi mi servirà. Qui è un fottuto casino perché mi serve un'altra volta un cazzo di incrocio. Tipo questo. Allora, vediamo se è possibile farlo senza dare troppo fastidio anche Beh, dovremmo eliminarlo intanto, eh. Allora, lo eliminiamo un secondo, poi lo rifacciamo. Allora, come cazzo si faceva a girare? Sarà un bordello. Allora, proviamoci. Va fatto qualcosa, se no farò io a mano, non è un problema. Allora, no, lo facciamo più in qua. Ma spazio già occupato da che cosa? Cosa stai dicendo? Allora, facciamo ancora così. Allora, possiamo eliminare anche questo, fin tanto che non riusciamo a metterle. Ok. Ce l'abbiamo fatta a metterlo, evviva! Adesso dobbiamo completare. Ah no, allora da questo lato dobbiamo fare così. Così. Mentre da questo. Quale cazzo è il problema qua adesso? Perché è un problema? Da quando in qua lo è? Proviamo a togliere. Allora, proviamo a togliere questo. Ok, era solo questa fottuta rampa a dare fastidio. Ok, va bene. E terminiamo. No, lo possiamo fare dritto. Aspetta che mi metto effettivamente dritto. Ma perché sto facendo delle curve? Ma guarda che roba. Vabbè, devo farla storta. Non importa, l'importante è esserci riusciti. Stavamo dicendo, sì, questo qua. Allora, già il tipo di strada sbagliato praticamente questo. Ma neanche così tanto, forse. Aspetta, eh. Allora, torniamo un attimo indietro. Allora,
dritto così, però giriamo fino a qua. Ok. E poi da qua vediamo se riusciamo a fare. No, mi sa che ci vogliono proprio due fottute strade. Beh, ma è giusto anche che tra l'altro sia così. Aspetta, aspetta, aspetta. Va bene, può andar bene. Penso possa andar bene. No, non va bene proprio per un cazzo. Non va bene proprio per un cazzo. E allora devo cambiare tipologia di strada proprio. Devo cambiare tipologia di strada o fare una mini rotatoria. O fare una mini rotatoria che però mi sta sulle palle dover fare. Allora, vediamo subito di risolvere. Allora, abbiamo creato lo svincolo, abbiamo dovuto fare una rotatorietta piccolina perché in questo modo almeno risolviamo la cosa. Vediamo se questo può intervenire nel ridurre un pochino il traffico. Ok, almeno dovremmo bypassare un pochino questa benedetta rotatoria, credo, spero. Questo tra l'altro comporta che io possa tra l'altro andare a operare anche su questa. Su questa tratta, diciamo, con le industrie. Ok. Direi bene. Allora, intanto, come vediamo, abbiamo recuperato molto a livello di popolazione. Non è ancora del tutto pieno, ma questi edifici fatti così mi piacciono veramente un sacco. Ma veramente sono belli. E penso che lascerò la parte alta però un po' così com'è. Forse potrei fare proprio in cima alla collina un qualche cosa. Magari questa curva. Adesso vedremo. Comunque abbiamo comperato questo pezzo perché vorrei puntare a fare la zona agricola da questa parte. Con la zona agricola mi servirà anche allargare queste strade, ad esempio. Oh, vediamo che cominciano a essere utilizzate un pochino. Molto bene. Allora, cerchiamo di vedere se è possibile fare questi aggiustamenti. Io farei un allargamento di queste strade. Lo so che molte industrie, anzi andiamo a bloccare un attimo, molte industrie andranno perse, ma ci potremmo allargare adesso. Lo so che avevo fatto anche un senso unico, ma adesso credo che ci sia la necessità di fare un doppio senso. Ok, adesso mi serve per l'appunto. Sì, andiamo, anzi, dammi un attimo il pennellone, che in questa situazione è un po' più veloce. Ok. C'è qualcosa che non va? Perché? Qual è il problema? Aspetta, ferma tutto. Ferma tutto. Le strade. Che c'è un senso unico? Cosa c'è? Ah no. No, è tutto a posto. Che cazzo di simbolo era comparso? Così, a vanvera. Non importa. Ok, stiamo risolvendo. Adesso, avendo allargato, possiamo arrivare alla zona agricola anche da qua. Il problema è che in questo momento non abbiamo una grande richiesta di zona industriale. Dimenticavo l'elettricità, che qua se no mi va in ramengo tutto. Allora, possiamo fare così. Tac. E tac. Così risolviamo, perché per un attimo mi hanno lasciato senza corrente tutta questa zona. Adesso abbiamo in teoria risolto. In teoria. In teoria.
Sì, però se non, se metto in pausa la cosa non si risolve. Di certo. Eccola, eccola che arriva l'elettricità. Non abbiate paura, non abbiate paura. Il vostro sindaco vi pensa sempre. Allora, 7006. Ok, ci stiamo mettendo un po' più di tempo di quanto pensassi per riempire queste zone ad alta densità, ma ce la stiamo facendo. Stanno aumentando. La popolazione aumenta. Se la popolazione li aumenta, tra l'altro qua non c'è neanche così, non è neanche così tanto male, eh. Stiamo guadagnando molto bene. Io quasi quasi la primissima zona agricola la farei quasi quasi in questa zona. Il problema qual è? Allora, vediamo un pochino com'è adesso l'elettricità. Ok, adesso l'elettricità la posso gestire anche senza questa merda. Questa semmai mi potrebbe servire eventualmente dopo, perché la zona agricola, no, ho sbagliato tasto. La zona agricola è tutta quanta qua, giusto? Terreno fertile, benissimo. E quindi potremmo fare allora, delle strade. Fatte in questo modo. Dunque, potremmo prendere. Ehi, che palle, dai. Cosa ho fatto qua? Ok, pendenza. Potremmo andare giù fino a qui. Con questa strada. Fare. Così e così. E da qua muoverci. Facendo delle, diciamo così. Ok, facendo dei quartieri fatti in questo modo. Ci lascio anche un bel po' di spazio al centro. Anche se non sono così soddisfatto. Aspetta, perché potremmo fare, ecco, meglio, preferisco fatto così. E idem con patate anche qua. Allora, se io qua per esempio faccio una nuova zona e la facciamo fino anche a tutta questa zona qui, ok? Questo distretto Magnolia non ci sta. Ok. Allora, invece di chiamare. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Fermi. No. Ok. Allora, invece di chiamarlo Distretto Magnolia, lo chiamiamo in una maniera un po' diversa. E la chiamiamo Pian delle Fugazze. Che tra parentesi esiste, ma senza il punto esclamativo magari. Ok. Adesso qua noi possiamo mettere una zona industriale, però che riguarda. Ah no, non gli ho dato. Aspettate, non gli ho dato la cosa giusta. Eccola qua, vedete la zona agricola. Questa deve essere una zona agricola. Ok. Così è giusto. Vediamo, insomma, adesso non avremo necessità di zone agricole per veramente un sacco di tempo. Però zone abitative ne abbiamo bisogno, c'è una bella richiesta. E io pensavo di sfruttare questa rotonda e fare lo stesso lavoro di distruzione che ho fatto poc'anzi. No, con il secchiello. E fare questa sostituzione intanto. Aspettate che facciamo un po' tutto l'angolo, ok?
Anche qua. Anche qua. E fin qua ci siamo, se non vado errato. Ok. E anche questo che non ho capito il perché non c'entrava. Ok. Facciamo tutto ad alto tasso abitativo. Tutta questa zona centrale. Pensavo che poi potremmo fare anche questa. Però aspetta. Allora facciamo così. Ricordati i nuovi edifici. Sì, ma di quelli ci penseremo fra poco. Non ti preoccupare. Soprattutto della metropolitana, che ne ho il terrore. Ok. Perfetto. Zona abitativa che comincia a diminuire. Qua c'è una richiesta commerciale. Vuol dire che questa la stiamo riempendo. È quasi riempita? Ci siamo, eh. Vai via. Adesso potremmo anche... Siccome voglio fare tutta questa zona... Ok, facciamo così. Voglio fare tutta la zona ad alta densità. Almeno la parte qua centrale e forse anche laterale. Adesso vedremo. Abbiamo anche un'università da dover fare. E adesso questa università... Dobbiamo decidere dove metterla. Dobbiamo decidere dove metterla. Io stavo pensando di metterla... Diciamo in questa zona, ok? Io direi... Io direi... Allora, qua. 75.000 ci è costata veramente tanto. Che cos'è che c'è dell'elettricità? No, stiamo gestendo tutto alla perfezione. Ok. Fatemi vedere qua il traffico. Allora, è leggermente migliorato, ma veramente leggermente, perché qua non viene utilizzato molto. E non ho ben capito la ragione. Però potremmo... Non possiamo impedire l'utilizzo dei mezzi pesanti. Però potremmo allargarla forse questa zona, eh. Qui come siamo? 77% pieno. Vai, continuiamo. Continuiamo. Mamma, che bel terreno. Che bel terreno inquinato. Allora, adesso qua possiamo interrompere, perché tanto ormai siamo 77 qua e 72 qua. Comunque sia, ragazzi, se avete dei suggerimenti da farmi, mi raccomando, io li richiedo, ok? Li richiedo. Voglio migliorare la situazione... Che cazzo, mi sono scordato di riunire il ponte, ragazzi, ma questa cosa qua... Cioè, sono un coglione, ma sono veramente un coglione. Ma enorme anche. Allora, vediamo un po'. Scusatemi, finiamo questa faccenda. Mamma mia, ma si può essere più stronzi di come sono? Cioè, veramente. È stato tragico. Allora, sarà difficile, eh? Perché bisogna probabilmente alzarsi un po' di più. Allora, proviamo. Ma qual è il problema? La pendenza è troppo ripida. Allora, proviamo ad arrivare... Allora, rifacciamolo, scusatemi, eh. Rifacciamo questo pezzo. Allora, su... Ok. Fino a qua... Qui dobbiamo andare un po' storti.
E adesso diminuiamo la pendenza fino a qua. Ok, è un pugno nell'occhio questo ponte, però d'altronde con questo ingresso ho dovuto fare per forza di cose così. Però adesso dovrebbe essere a posto, ok. Bene. Adesso dovremmo sistemare poi... No, è già sistemato, a posto. Dovremmo mettere la metropolitana, dovremmo fare un po' di cose. Come sempre ragazzi, io vi ricordo un pollicino in su. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi. E noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. State in campana, alla prossima. Ciao ciao!